Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Sempre dal spiegazione del Catechismo di San Pio X per i catechisti di Padre Dragone, abbiamo parlato della preghiera e l'unico mediatore è Gesù Cristo. Ma le domande sono calzanti perché noi cattolici veneriamo la Santa Madre di Dio, la mamma nostra. Andiamo subito al numero 429 della pagina 689. Se Dio ascolta chi prega bene, perché invochiamo anche la Madonna, gli angeli e i santi? Invochiamo anche la Madonna, gli angeli e i santi perché, essendo cari al Signore e pietosi verso di noi, ci aiutano nelle nostre domande con la loro potente intercessione. Invochiamo anche la Madonna, gli angeli e i santi perché, essendo cari al Signore e pietosi verso di noi. Cosa vuol dire? Gli angeli e i santi e soprattutto Maria Santissima sono gli amici prediletti di Dio, i principi del cielo, i figli che hanno compiuto sempre in tutto la divina volontà. In essi e specialmente nella Vergine Immacolata, il Padre Celeste vede l'immagine vivente del Figlio suo prediletto e come in lui così in essi pone le sue ineffabili compiacenze. Oltre che essere cari a Dio, gli angeli, i santi e specialmente la Divina Madre, sono pietosi verso di noi. Sono i nostri fratelli maggiori. Maria è la madre di, Dio, di noi e la regina del cielo. Sono uniti a noi dalla carità perfettissima che li unisce a Dio. Vedono noi come l'oggetto dell'amore di Dio. Bisognosi di grazia e di aiuto, esposti al pericolo di perderci per sempre. Ci amano come fratelli. Maria ci predilige come figli amatissimi. Vi ricordate sotto i piedi della croce? Sono quindi disposti a mettere la loro potenza presso Dio al nostro servizio. Facciamo solo un inciso, poi ci arriveremo attraverso il catechismo. Noi pensiamo che i morti, quando si muore, è tutto finito, non c'è nulla. Ma signori miei, se noi crediamo nella risurrezione della carne e in quello che ha fatto Gesù nella risurrezione, Gesù è risorto, Gesù ha fatto delle cose da risorto, quando si muore non siamo affatto perduti, siamo perduti solo se moriamo in peccato mortale, cioè andiamo all'inferno, ma se moriamo in Cristo, per Cristo e in Lui vivremo, lo dice Paolo, e non alla fine del mondo, ma adesso, già da adesso. Chiuso l'inciso. Quindi, secondo paragrafo, ci aiutino nelle nostre domande con la loro potente intercessione. La loro perfettissima amicizia con Dio li rende potenti presso di Lui, la loro pietà verso di noi li rende inclini ad aiutarci e bramosi di soccorrerci. Essi quindi intercedono incessantemente e potentemente in nostro favore. San Tommaso d'Aquino scrive che quanto più perfetta è la carità, tanto più perfetta è la preghiera. Possiamo comprendere quanto sia potente e assidua l'intercessione di questi esseri perfetti e ardenti di carità? I santi come Sant'Alfonso de Liguori insegnano che la devozione a Maria Santissima è moralmente necessaria per salvarsi. Praticamente non si salva se non chi è devoto della Madre Celeste, perché tutte le grazie ci giungono da Dio attraverso Maria Santissima, la quale è chiamata l'onnipotente intercedetrice e con l'intercessione può in nostro favore tutto quello che Dio può per l'onnipotenza. Attenzione, non è Maria l'artefice. Diciamolo ai nostri amici protestanti, sono 500 anni che ci attaccano per questo e purtroppo la Chiesa oggi gli comincia a dare ragione stupidamente. La Madre di Dio non toglie nulla al Figlio, anzi ci porta a Lui, è una cosa sublime, ragazzi. Quindi gli angeli santi e la Madonna perché sono potenti intercessori presso Dio?
Gli angeli santi sono potenti intercessori presso Dio perché suoi servi fedeli, anzi amici prediletti. La Madonna è potentissima perché madre di Dio e piena di grazia, quella grazia che Lutero ha cancellato. Perciò la invochiamo oggi spesso, tanto più che da Gesù Cristo ci fu lasciata per madre. Gli angeli e santi sono potenti intercessori presso Dio perché suoi servi fedeli. Servo fedele è colui che compie in tutto e sempre la volontà del padrone. Gli angeli in paradiso mai trasgredirono la divina volontà della quale sono sempre stati gli esecutori e i ministri. I santi furono anch'essi osservanti fedeli della divina legge, che amarono sopra tutte le cose. Maria fu immacolata e santissima fin dal primo momento della sua concezione. Tra i santi molti portarono al tribunale di Dio l'innocenza battesimale, non macchiandosi mai con la colpa grave. Alcuni anzi non commisero mai neppure colpe volontarie. Altri infine, se peccarono, seppero fare una così degna penitenza. Tutti spesero il tempo e le forze per zelare gli interessi di Dio, diffondere il suo regno, dare gloria a Lui. Come potrebbe Dio rifiutare loro qualche cosa avendo essi compiuto il suo divino volere? Punto 2. Amici prediletti, voi siete miei amici se fate quanto vi comando. Ormai non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché vi ho manifestato tutto quello che ho inteso dal Padre mio. Giovanni 15, 14, 15. Questa amicizia non termina con la morte delle persone, ma si arricchisce, va alla perfezione. La condizione che il Signore esige da chi vuole essere suo amico è il compiacimento della sua volontà. Ma gli angeli e santi del cielo la compirono in modo perfettissimo e quindi Dio uno e trino rivela loro se stesso nella visione beatifica e si dona come possesso e gaudio ineffabile. Terzo punto, la Madonna è potentissima perché è madre di Dio e piena di grazia. Maria fu eletta da tutta l'eternità ad essere non solo l'ancella fedele e la figlia prediletta di Dio, ma fu predestinata ad essere la madre di Dio, la piena di grazia, la depositaria e dispensatrice unica di tutti i divini tesori. Queste poi sono le parole che riporta lo stesso Montfort nel Trattato della vera devozione a Maria, che suggeriamo e consigliamo vivamente. Maria è piena di grazia non solo per sé, ma anche per noi. Chi vuole grazie e non ricorre a Maria è come un uccello che brama di voler senza ali. Dante, Paradiso 33, 14, 15. Dio non può negar nulla alla madre sua ed ha stabilito che noi dobbiamo ricevere ogni cosa da lui per mezzo di lei. San Bernardo. 4 punto, perciò la invochiamo così spesso, tanto più che da Gesù Cristo ci fu lasciata per madre. Maria Santissima è la madre di tutti gli uomini perché è madre dell'uomo Dio, è madre specialmente dei cristiani, ma anche dei non cristiani. Lei spinge a questa conversione, Deve necessariamente esserlo anche delle membra. Dunque, no, scusate, ho saltato un passo. È madre specialmente dei cristiani perché essendo madre del capo, del corpo mistico, deve necessariamente esserlo anche delle membra. Ed infatti da Gesù Cristo sulla croce fu proclamata madre universale e a lei furono affidati gli uomini rappresentanti in Giovanni. Riferimento a Giovanni capitolo 19, 26-27. Proclamando la madre nostra, Gesù le diede anche le grazie inerenti alla divina maternità e la fece onnipotente nell'intercedere per noi. Vedete bene che tutto passa da Gesù, tutto passa da Gesù, tutto passa da Dio.
Si comprende quindi perché la Santa Chiesa, nella messa e nell'ufficio divino, invochi con tanta frequenza, insistenza e fiducia la Vergine Santissima, la onori con numerose feste liturgiche, purtroppo stanno scomparendo. Questo è un dolore immenso. E non si stanchi di esortare i fedeli perché ricorrano a lei come figli alla madre. Il buon popolo cristiano sente quanto è bello, necessario, indispensabile onorare e invocare Maria Santissima. Poi penseremo anche a Fatima, a Lourdes, ma avere la mamma sempre vicino. Noi abbiamo la mamma sempre vicino. Bene, il buon popolo cristiano sente quanto è bello, necessario, indispensabile onorare e invocare Maria Santissima e ha costruito innumerevoli santuari in suo onore, eretto altari in ogni chiesa, posta la sua immagine sugli altari, in ogni casa, in ogni piazza, in ogni bivio. Il nome di Maria è imposto ai neonati nel battesimo, è invocato in ogni circostanza, è onorato sopra ogni altro nome dopo quello di Dio. I mesi dei fiori e dei frutti, maggio e ottobre, di ogni anno e il sabato di ogni settimana sono consacrati alla Vergine. La dottrina della Chiesa, la pratica dei santi, il buon senso del popolo cristiano ci indirizzano a Maria in ogni momento e circostanza e ci insegnano che la devozione mariana è moralmente necessaria per conseguire l'eterna salvezza, altrimenti ci andiamo a fare un Gesù a immagine nostra. Se noi seguiamo Maria, Maria ci porta al vero Gesù. Riflessione: non siamo soli. Tutto il cielo è impegnato per noi, ricordiamocelo. La Chiesa mistica, i santi, la credo, la comunione dei santi, lo diciamo nel credo. I santi non stanno lì con le mani in mano. Esempi. Il racconto evangelico delle nozze di Cana dimostra quanto Maria Santissima e con lei gli angeli santi abbia a cuore il vero bene. Leggete Giovanni capitolo 2, 1-10. Una sera dell'autunno 1854 stavano conversando Alessandro Manzoni, il più grande romanziere e poeta italiano del secolo, Antonio Rosmini, il maggiore nostro filosofo dell'Ottocento, e Ruggero Bonghi, ministro del regno e scrittore illustre. Ad un certo punto Rosmini, beatificato da Benedetto XVI, guardò l'ora e disse che era tempo di recitare il rosario. I tre grandi si inginocchiarono e pregarono devotamente la Vergine, come umili donnette e innocenti fanciulli del popolo. Ai sacerdoti, purtroppo, o catechisti che disprezzano il Santo Rosario, ci ridono sopra, vi canzonano, voi rispondete loro che offrirete quella decina del rosario per loro. Ricambiamo con il rosario, ricambiamo gli insulti con il rosario. La Madonna provvederà a tutto, lei è potente, potente per grazia. Va bene? Grazie Maria, grazie. Vi ricordate la più antica preghiera? Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. È la più antica antifona, preghiera, che si conosca da parte della Chiesa, il subtuum presidium. Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria.